Rivarolo Mantovano ha ricordato nel giorno della memoria Aldo Milla, morto ad Auschwitz il 10 aprile 1944 durante la Shoah, è ricordato con una pietra d'inciampo davanti alla sua casa in via Mazzini 60. Più che un'inaugurazione, è un vero e proprio svelamento, che è praticamente frutto di questa ricerca storica che è stata fatta di questo nostro concittadino che ha subito la persecuzione e la morte nel campo di sterminio di Auschwitz. È un'occasione, questa qua di stamattina, per proporre alla comunità tutta, alle scuole in particolare, un percorso di sintesi su quelli che sono stati gli errori, gli orrori, gli errori, gli orrori del secolo passato. Perché con la speranza che questo non si ripeta e soprattutto per dare una chiave di lettura importante sul presente, perché come sappiamo, come ci ricorda anche sempre la cittadina onoraria di Rivarolo Mantovano, Liliana Segre, l'indifferenza è la regina di tutti i mali. Aldo Milla è stato l'ultimo ebreo della comunità di Rivarolo Mantovano ed è stato ricordato in sala polivalente con un filmato a lui dedicato e dedicato anche a Rita Beduschi Inzanchi, riconosciuta giusta tra le nazioni. A seguire la lettura del messaggio della comunità ebraica di Mantova e in un evento organizzato dall'amministrazione comunale, assieme ad Ampi, l'esecuzione di alcune musiche della tradizione ebraica. A onorare la memoria di Milla anche Ermanno Finzi, discendente di Giuseppe, al quale è dedicata la piazza di Rivarolo Mantovano. Un ricordo del personaggio che faceva ormai parte della comunità totale e non solo della comunità ebraica, era l'ultimo rappresentante. L'amministrazione comunale di Rivarolo ha preso questa lodevole iniziativa di piazzare questa pietra d'inciampo proprio davanti alla casa dove abitava Aldo Milla.